Il venditore di sogni è una statua che ti dona un palloncino, è il venditore di sogni. Questo palloncino, che per lui è stata una storia d'amore, lo porta a viaggiare molto, quindi va a Parigi, vede il suonatore di balalaica e quindi c'è la statua del suonatore, e poi la gioia la rappresenta come il giocoliere in cima al mondo, vede il mondo sotto, poi però viene la tempesta. Allora vedi un uomo così, queste sono tutte state le stato accassonate da qualche parte. Allora, così. Caro maestro, ora è tutto per lei. Io vorrei fare una cosa. Innanzitutto vi presento il pianista, è Michele Sanpaolesi di Castelfidardo. Mi sono rivolto a lui perché c'ha una bella mano, però è... E la partitura è difficile. Questa sonata è la bemolle minore di Loffredo Caetani. Minore o maggiore? Comincia la bemolle maggiore, finisce la bemolle minore, ma poi ricorre la bemolle. È di 51 pagine, quindi è un monumento di sonata. Sentirete però è molto discorsiva, molto amabile. E quindi dopo di questo ne parlerà lui, perché chi era Loffredo Caetani? È stato un rappresentante dell'antica famiglia nobile dei Caetani di Roma, che hanno dato un papa, Bonifacio VIII era un Caetani, quindi sono principi di Bassiano e duchi di Sermoneta, quindi avevano una vita sfarzosa, vivevano a Palazzo Caetani a Botteghe Oscure e nel castello di Sermoneta vicino Roma, dove c'hanno ancora il giardino La Ninfa, a cui loro tenevano moltissimo. Loffredo Caetani nasce nel 1871 e muore nel 1961, 90 anni di vita appunto, una vita lunghissima. Quando il padre onorato era stato senatore, poi è stato sindaco di Roma, e era un tipo che amava moltissimo la musica, da davvero presiedeva una filarmonica romana, quindi sono vissuti in un ambiente. La mamma era una nobildonna inglese e il padrino di battesimo che è stato Franz Liszt, che è tutto un programma, perché logicamente l'ha seguito poi. Franz Liszt era diventato frate, no? Si era fatto... Ah, finalmente sì, esatto. E qui... Meglio tardi che mai. Però ha fatto il periodo giusto. Tantissimo, perfetto. Prima aveva fatto tutt'altro, poi a fine si basta. E quindi... l'ha seguito e l'ha guidato anche nella scelta dei maestri, perché lui subito ha cominciato a studiare il pianoforte e ha avuto come maestri Sgambati e De Sanctis, due eccellenze della musica, però erano musicisti che tendevano alla musica strumentale più che alla musica opera, e questo difatti Caetani poi l'ha seguito, ha fatto anche qualche opera tipo Lipazia e un'altra opera piccola sulla Sole, c'è il Sole di mezzo, sì. Però la sua vocazione era quella, e per questo è stato ignorato in Italia, è stato proprio, tanto è vero non se ne parla mai, allora per questo ho detto bisogna che almeno noi del nostro piccolo lo ritiriamo fuori. Poi lui ha sposato una, non una nobildonna, ma una donna intellettuale americana, Chapin si chiamava, e la quale ha fondato una rivista letteraria quando si sono trasferiti, perché per molto tempo lui ha vissuto a Parigi, precisamente a Versailles, poi dopo sono ritornati a Roma, un po' di tempo hanno vissuto a Palazzo Caetani, poi sono andati definitivamente al castello di Sermoneta. Hanno avuto due figli, lei, Lelia e lui non me lo ricordo, Maurizio forse, che però è morto in Albania nel 40, nella guerra mondiale, per cui la famiglia si estingue, perché
il fratello maggiore era già morto, il suo figlio era morto, il fratello minore aveva una figlia Topazia, che poi si sposa con Markevich, che era un musicista, mi pare, ucraino, da cui nascono dei figli, quattro, per uno di questi Oleg, che era un direttore d'orchestra. Oleg sceglie il cognome materno, quindi si dice Oleg Caetani, ma in realtà è per via femminile. E poi lui così muore nel 1961, dopo aver fatto monumenti di musica, che però viene sistematicamente trascurata. Poi dopo lui invece ci parlerà, quando lui l'ha studiata la partitura, tutto quello che gli ha mosso dentro giorni da dopo. Io vorrei fare una cosa, se Elena permette, dedico questo concetto a Giorgio. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
complimenti al pianoforte, devo dire la verità. Bellissimo. Io sono rimasto esterrefatto dalla qualità del suono e dalla possibilità veramente di fare esattamente le stesse cose che si fa su un pianoforte a coda. Poi per il contesto, diciamo, è anche abbastanza indicata la dimensione, quindi è molto proporzionato, ma non ho trovato nessun tipo di limitazione, ecco, rispetto a situazioni. Il pianoforte, e sai, io qui ho tutti i ricordi della mia vita. Questo mi è stato donato da papà e mamma. Io con mio figlio vado molto d'accordo, siamo proprio mia moglie, io e mio figlio siamo un'unità. Però quando poi a un certo punto si stavano portando giù per accomodarlo, perché lassù era diventato una poggia oggetti, purtroppo. Allora lì c'è stato un piccolo parapiglio che abbiamo superato. E qui sì, io ho dall'età di 6 anni, quando è morto mio nonno, che suonava, la tromba. Cominciare a suonare il pianoforte è stato un grande amore, poi dopo è venuto un secondo amore che è stata la chimica e ho dovuto fare la scelta. Il primo amore non si scorda mai. No, non si scorda mai. È tornato. Allora, che abbiamo deciso di farlo i 3 tempi di seguito, perché già è lunga, vedete la. Tra un tempo e l'altro, ma rifare una chiacchieratina portava a un tempo infinito, quindi abbiamo deciso di farla così. Adesso logicamente il maestro San Paolese ci dirà quali sono state le sue emozioni, le mie quali sono state. Che io ho pensato quando ho trovato questa partitura che essendo Caetani tra metà 800 e metà 900, non sapevano che sarà Caetani, ci avrà difatti qualcosa di 800 si sente, però è molto spinto secondo me verso il 900. Allora, c'è dialogante, ci sono anche dei momenti teneri, ho sentito dei momenti teneri, però poi c'è quell'andare avanti, non soffermarsi sempre su una melodia come facevano nell'Ottocento, e quindi, però questa è una mia idea. Assolutamente sì, volevo partire da quando ho incontrato Caetani, no? L'ho incontrato senza saperlo in realtà, perché quando Franco mi ha chiamato, era un momento anche un po' particolare, la mia vita era un po' indaffarato, diciamo così. Mi chiama, c'è un telefono e mi dice: ma tu conosci Caetani? Io stavo facendo altro lì per lì, ho pensato forse mi sta chiedendo se conosco qualche cantante, no? E lì per lì dico: guarda, il nome non mi è nuovo, però non mi viene adesso, no? E poi lui mi spiega appunto che invece una parte non aveva trovato. Poi ritorno a questo. I giorni successivi dico: ma io sicuramente non lo conosco dal punto di vista del compositore, perché me l'ha fatto conoscere lui, di questo lo ringrazierò sempre, però questa cosa non mi convinceva. Allora vado indietro, amore, poi a un certo punto mi viene in mente una parola, io dicevo Caetani, cioè poi mi viene in mente Castello Caetani, ma Castello Caetani perché? In realtà io nel Castello Caetani ci ho passato le 2 estati più importanti della mia vita dal punto di vista professionale, perché a Sermoneta vengono realizzati un campus estivo tutte le estati, nel quale ho conosciuto poi l'insegnante di Sofia Salazze, con la quale poi sono andato a studiare a Monaco e che ha, diciamo, dato un'impronta. Però il nome esatto del luogo fisico per me quello è sempre stato Sermoneta, basta, no? Cioè, Sermoneta per me significa questo, ma finché non ho collegato Caetani a Sermoneta, io Caetani mi vagava, ma in realtà io ho dormito per 2 estati nel castello di Caetani, senza sapere, ma parliamo di 2005-2006, una cosa così, ecco. E quindi ho conosciuto Caetani, e poi c'era quando si dorme sempre in questi posti, in questi maniere, eccetera, c'è sempre, diciamo, il burlone di turno, oppure magari quello che c'è di più, che sosteneva che ci fosse la presenza. Allora noi, un po' per ascoltare la presenza, un po' perché tanto di giorno, studi di sera, fai Valdoria, perché è molto bello e interessante, racconto questo perché si viveva in questo castello all'interno del quale c'erano le aule per la lezione, ma dormivamo anche lì dentro, quindi noi ci chiudevano dentro il castello e basta, si suonava e si faceva lezione. E quindi sera ci si divertiva, insomma si stava insieme e tutti a fare, diciamo così, la battuta, ho sentito la presenza, ho visto la presenza, la tenda si è mossa, che ha acceso la luce, eccetera.
visto mai, dico, non vorrei fosse stata una premonizione che fosse venuto un po' prima di invio, però un po' di tempo, preparati, studia, perché tra un po' di tempo ti arriva la presenza, è arrivata la presenza, adesso la sento la presenza, devo dire, fino a quest'estate era più, adesso la sento. E, no, a parte gli scherzi, no, è stata una sfida che abbiamo raccolto insieme, che Franco ha lanciato, e io ho raccolto con grande entusiasmo perché non lo conoscevo e sono andato a vedere la partitura, chiaramente da un primo sguardo è abbastanza terrificante, poi invece mettendosi a studiarla lo è ancora più, perché alcune cose ti hanno sfuggite da esatto, io l'ho interpretato un po' così, è una scrittura molto cristiana, però in realtà dal punto di vista proprio della decifrazione, cioè l'ultimo tempo scritto in la bemolle minore, che è proprio a livello di ottrie è impegnativo, esatto. tanto, cioè prima che tu riesci ad avere, cioè un materiale che tu inizi a plasmare, plasmi per giorni interi, ma poi dici adesso voglio dargli una forma, lo prendi, invece non c'è, allora continui, ci butti, altre prima di arrivare ad avere qualcosa da plasmare, ci ho voluto qualche settimana sicuramente di lettura soltanto per l'ultimo tempo, non che gli altri siano semplici però. E poi una volta però hai interiorizzato il problema delle note, perché chiaramente poi devi passare al livello successivo, perché le note sono tantissime, come appunto nella musica di Liszt è una prima fase di lettura, e dopo da lì si cerca di capire qual è il senso. E se in un primo tempo appunto avevo riconosciuto un po' di passaggi, di citazioni anche listiane, erano citazioni molto, molto nette nelle ottave scampanate eccetera, però in realtà poi quando invece al di là delle note inizi ad occuparti del linguaggio, cioè dell'espressività che lui ha utilizzato, o meglio, dell'espressività attraverso la quale è giunto con quei mezzi, si capisce invece che è un universo completamente diverso, perché io cercavo comunque nella mia esperienza di rapportarlo in parte a una tradizione cristiana, eccetera, eccetera, in parte anche a una tradizione italiana, perché comunque è un compositore italiano. E la parte, diciamo, di riferimento a quello che era l'inizio del Novecento italiano, in realtà ho perso subito ogni tipo di riferimento, perché non c'era assolutamente nulla. Perché dal punto di vista armonico è un linguaggio assolutamente non italiano. E ho iniziato a cercare un po' di notizie, ho scoperto che lui in realtà, più che con i compositori italiani, aveva avuto a che fare con Liszt, con Wagner, con Brahms, ha conosciuto, è andata a lezione da Brahms. Allora ho capito perché in alcuni punti mi sembrava Brahms, nel secondo tempo c'erano delle citazioni, mi sembrava citazioni, dicevo con il telefono, non si tratta di scopiazzare, cioè non c'è mai qualcosa che ti indica questo è riferito a quell'autore, però senti sempre un odore, è come sentire un odore di un qualcosa di mitteleuropeo, ma senza mai vederlo, perché non vedi mai il vero frammento degli intermezzi piuttosto che un'altra cosa. Poi la scuola strumentale dell'Ottocento, no? Sì. Che è passata esatto. proprio sotto traccia, perché poi noi abbiamo avuto l'esplosione della politica. Esatto, ne parlavamo con lui, infatti. Il problema è stato questo. Scolava sotto la cena. Non che la lirica avesse avuto, come dire, il sopravvento, o perlomeno avesse schiacciato la strumentale ovunque. Perché in Germania esiste Wagner, parliamo di noi. In Russia c'è stato il Boris Godunov e c'è stato Rachmaninoff che scriveva i concerti. Sono sopravvissute entrambe. Da noi, dietro, Sgambati, Martucci e... Da noi non si sa perché c'è stato appunto la prevalenza, è stato il prezzo da pagare per ottenere il fatto che adesso parli di Italia e parli di opera in automatico. Cioè diciamo questa prevalenza è stata, questo predominio totale ci ha poi reso e riferimento a quello, però il prezzo è stato quello di perdere musica questa. Attenzione, io dico sempre questo: non è detto che tutta la musica che si è persa sia di questa qualità, però bisogna fare attenzione, perché c'è sempre, no? La storia comunque fa un certo tipo di selezione, il pubblico, per quanto non sempre preparatissimo, fa un certo tipo di selezione, e quindi alcune opere, alcuni compositori sono venuti nel dimenticatoio. In alcuni casi può essere giusto, possono essere italiani o non italiani, ecco, non è che c'entra la scuola italiana. Il fatto che lui non sia stato mai eseguito invece è dovuto proprio a una mancanza totale di interesse, non per l'autore che non piaceva, si poteva pure stare, non piace, non piace, il genere. Cioè, come dire, io vendo i frigoriferi, vai in Antartide, non puoi essere il più bravo venditore di frigoriferi, ma non te li compra nessuno il frigorifero, giusto? Cioè, è il discorso è questo.
Esatto, sì, vabbè, ma c'era una marea. Esattamente. Forse la cima proprio del tedesco. Sì, lui quello con più o meno poi da sopravvivere. Era organizzato tedesco, però esatto. Completamente proprio ignoto. Esatto. E quello ha scritto tantissima roba. E allora quindi ci sono un sacco, e poi sono andato a vedere un po' il catalogo, e il catalogo è la sua opera, è la sua, scusa, la sua biografia, e note biografiche se ne trovano pochissime. Ora ho cercato di capire che tipo era dal catalogo. Ed è interessante vedere che Opera 1 è un'opera, fece una cosa per archi, un quartetto d'archi, una cosa del genere. Opera 2 credo sia un'opera sinfonica. Opera 3, la prima opera scritta per pianoforte, all'età di 22-23 anni. Cosa fa un giovane di 23 anni che dice adesso per il pianoforte? Se sono anche amante della cultura tedesca, mi scrivo un bel Klavierstück di 7-8 minuti, se sono, diciamo, in pallido, oppure anche 2-3 minuti, cosa. Poi piano piano ne raccolgo un po', poi ecco. Lui scrive un'opera che dura 60 minuti, opera prima per pianoforte, non scrive nient'altro. Opere di questa dimensione, per trovare bisogna andare a cercare l'opera 106 di Beethoven, dobbiamo cercare le Goldberg, dobbiamo cercare le Diabelli, ma sono monumenti scritti quando il compositore già ci aveva superato oltre metà della vita. No, io non conosco nessun compositore che come opera prima abbia scritto una cosa di queste dimensioni, non mi è noto. Brahms l'ha fatta, ha scritto l'opera 5, ma comunque sì, sono altri Brahms. Però la 106 è tutta... E tutto qui almeno sono altri stanno delle cesure. Sì, quella è un'opera certo più complessa. Qui ancora chiaramente non aveva magari anche la maturità per creare un. Ci sono citazioni. All'ultimo tempo lui cita il tema del primo rivoltando, sì. A un certo punto il la bemolle lo rimette. Però chiaramente vabbè, avrà fatto. Però il coraggio mi ha sorpreso. Era veramente spavaldo. Impavido. Esatto. Era veramente spavaldo, però non un essere spavaldo esibizionistico, nel senso, anche quando ci sono passaggi di ottavo, non c'è un virtuosismo fine a se stesso. Ora, questo poi mi ha tornato in conto perché lui dice, sì, voglio essere coraggioso, però non è che dici voglio scrivere un'opera perché voglio così fare quello più bravo degli altri. No, stava scrivendo strumentale, devo scrivere, mi è rimasto un brano per pianoforte, lo scrivo di 60 minuti. E non faccio le prove prima, l'ho avuto direttamente così. Dopo quella scrive un trio. Con pianoforte, un quintetto per pianoforte, una sonata per pianoforte, voleva dimostrare nel giro di pochissimi anni di saper scrivere tutto. Lungo il solco della tradizione proprio dei compositori tedeschi, esatto. Risultato: guardavano, fai pure, continua, però a noi proprio non ci interessa minimamente. E questo è stato il. Però lui se lo poteva anche per lui. Ecco, lui godeva di questa grande libertà, stata una fortuna, perché fortunatamente era di famiglia benestante. Era principe di Bassiano e Luca di Servigno. Quindi lui è. Quindi il fatto, però, vedi, è stato importante che lui avesse, che ci fossero questi mezzi, questi strumenti, nelle mani giuste. Perché lui non fosse stato Caetani, fosse stato un altro, con quei mezzi avrebbe scritto delle canzoncine da salotto, sarebbe dedicato a fare altro, probabilmente. Lui si è messo a scrivere come un compositore che deve mangiarci con questo, opera 1, opera 2, opera 3, opera 4, quasi ci fosse un editore, no? Come si faceva tanto tempo prima, che aspettava per potergli dar da mangiare, uno dice più scrivo un brano grande più mi paga, per esempio, no? Verrebbe da vedere, quando in realtà non era così prima perché poi li ha pubblicati molto dopo, non era. Però era un personaggio veramente affascinante perché, come dire, non c'era la necessità per lui in quel momento di scrivere questo ai nostri occhi. Perché cominciare con questo? C'è un rischio enorme, cioè poteva essere. E allora là, come dire, il fatto che poi non sia stato eseguito, perché io ho cercato in Italia e non ci sono state esecuzioni, non l'ho trovate, ma adesso continuo a cercare, non c'è stata mai un'esecuzione pubblica in Italia, è stato dovuto al fatto semplicemente che non interessava il suo prodotto. Non era riferito alla qualità di come lui l'aveva costruito, perché la qualità è di livello internazionale. Però lui ha avuto molto successo nei paesi nordici. Assolutamente, perché per loro era normale masticare questo. Ma anche l'opera I pazzi ha avuto un successo enorme in Germania. Perché aveva un modo di scrivere una cultura musicale, cioè aveva conosciuto il Wagner, Brahms, aveva quel tipo di. In fondo anche i suoi maestri
sgambati e De Sanctis, cioè, spingevano verso il nord. Erano menti aperte, cioè a Sgambati fu offerto di presiedere, diventare direttore del conservatorio di Mosca, ha rifiutato poi, perché non, cioè, proprio per dire, erano delle persone che avevano, cioè, una mentalità un pochino più internazionale. Sua moglie era originaria di New York e aveva questo, cioè, era un modo di vivere all'epoca forse anacronistico per l'Italia di quel momento, in cui si cercava altro, insomma, si voleva, si stava perseguendo semplicemente un'altra strada. Il problema è stato veramente che questa strada poi è stata talmente di successo che ha schiacciato tutti coloro che scrivevano ospite. Quindi andrebbe nel nostro piccolo, se vogliamo, anche Lino Livivella, infatti, Macerata, cioè, ha avuto la stessa sorte, perché chi ti fa la sonata ciclica per violino e pianoforte, oppure ti fa un tipo di linguaggio che non è assolutamente fruibile, nel senso che non, la gente non va, la gente non, infatti, anche Livivella, qui poi il proprio maceratese, quello che dico io. Sì, sì, ha scritto una montagna di musica, e anche lirica, un po' di musica lirica, ha scritto lo stesso, però è un musicista strumentale e che ha avuto, vabbè, è sconosciuto, sconosciuto. In realtà direttore del Conservatorio di Bologna, cioè personaggio importantissimo, fondamentale, veramente. Però. Sì, sì. Ma lo stesso Porrino, a cui è intitolato il Conservatorio di Cagliari. Noi abbiamo fatto, lui e l'altro pianista Michele Ciocchettini hanno fatto con un bel viaggio su, quella volta è stato veramente. Abbiamo fatto delle cose, perché lo spirito di questa casa è quello di riesumare i morti, perché ce ne stanno tanti. Le presenze che si attirano in casa. Ad esempio, a Civitanova c'è stato Fernando Squadroni, allievo, migliore allievo di Nino Livivella, che lo stesso ha prodotto, diciamo che ha toccato i vari generi, però si è più avvicinato dal mondo strumentale per, ecco, violino e pianoforte, sì, voce e pianoforte, e poi però si è avvicinato anche alla musica lirica, ha fatto due opere, però è rimasto così. Sì, sì, però con l'opera del Novecento non piace proprio, anche se è l'opera lirica, no, ma vabbè, l'opera del Novecento, tu modo, guarda anche quello sul Ministerio, si rigira sempre sulle stesse cose, sì, sempre quelle. No, ma infatti quello che dicevo anche con Franco, che l'importanza di dare un senso oggi alla musica classica, forse chiamiamola così, come si può chiamare, è quello di andare a cercare, perché del resto del repertorio abbiamo sentito già tutte le versioni possibili, e ce le ripropinano sempre di continuo, con pochissima varietà di titoli. Allora l'unica missione forse che ci rimane per poter restare in vita è andare, ecco, a cercare delle opere che soltanto come se fossero state ipernate. L'impressione è che questa fosse pronta per essere, no, nelle sale, cioè poi è stata congelata e messa in... Scongelata oggi. Infatti mi diceva che è un peccato che questa musica la facciamo ascoltare un numero così ristretto di canzoni. Ho pensato più volte mentre già le esecuzioni, ho pensato a questa cosa, che è peccato. No, ma non tanto per l'ambiente, perché siamo dentro l'ordinanza. Allora noi qui siamo assolutamente clandestini, diciamo, no? Noi non dovremmo riunirci, non dovremmo suonare, ma non abbiamo suonato, quindi abbiamo chiacchierato. No, non è vero, le riunioni private sono... Si possono fare? Sì, sì. Ah, ok, allora stiamo a vedere. No, a parte gli scherzi, dicevo, cioè, Franco, questa è un'opera che va comunque valorizzata anche all'interno di tutto. Solo che per me, valorizzare questo lo faccio con il cuore, sì, la passione, però mi è difficile poi... Bisogna lanciare l'opera, anzi, anche perché adesso siamo affacciati per caso, adesso su, non so se tu avevi un motivo, io ci sono arrivato per caso, e ho scoperto che l'anno prossimo si celebra il 150° dalla nascita di Caetani. Sì. Quindi, come quest'anno ci stanno sfinendo con, scherzo, con Beethoven, sì, i 250 anni, che è giusto, ci mancherebbe altro, insomma, ogni anniversario qua comunque, diciamo, potrebbe essere adesso da qui, con... cercare aiuto un po' intorno, provare a creare anche un viaggio. Questa è una chicca. Un viaggio. A livello anche internazionale è una chicca. Sì. Io adesso avevo pensato poi di provare così a proporla anche ai vari istituti italiani di cultura, piuttosto. Però secondo me sì, all'estero è importante, ma non è così sorprendente, no? Sì. Nel senso, sarebbe importante invece riuscire a diffondere in Italia per stimolare altri. Però siccome siamo ancora vincolati al concetto della fruizione, perché è una cosa, sì, mondana, sì, certo,
cioè è bello fare una musica bellissima dove però ci stanno due persone ad ascoltare perché non piace a nessuno, e invece una musica scontatissima dove invece è straniero, quindi si lavora, certo. Questi sono i nostri limiti, però con un pubblico tedesco o comunque abituato, questa sarebbe la normalità e quindi sarebbe apprezzato. Certo, sì, immagini ci daremo a fare, insomma. Poi ecco, ci proveremo. Catalogo lungo, ci proviamo. Io ci metto tutto, sì, lo ringrazio, mi ha fatto un regalo grandissimo nel farmi conoscere, perché noi, diciamo, del mestiere spesso siamo occupati nell'obiettivo, no? C'è quel concerto, c'è l'altro, magari un orecchio esterno che veramente va così, spazia la ricerca, ha più disponibilità di tempo e anche di freschezza per trovare delle novità e inviare degli stimoli. Siccome così importanti. Io quando lavoravo in chimica facevo anche la ricerca, e questa sì. È la parte del mio essere. Ma questa è ricerca, io, questa è ricerca. Anche se amo molto Nessun Dorma, non lo sopporto più. Tranne quello interpretato da il maestro Merini. Però dell'opera in generale, diciamo, della parte più Merini era una persona che non era schiacciata dentro questo mondo, perché lui ha cantato la spaziale Nino Rota, La visita meravigliosa. Ma chi mai ha visto La visita meravigliosa di Nino Rota? E lui ha cantato Le maschere di Mascagni. Roberto Diablo di Meyerbeer, no? Quindi era una persona Fondi Stravinsky, Capricci di Caggiù. Perché lui innanzitutto aveva una voce che si prestava, e poi perché era aperto, era una persona aperta, non si fissava. Quindi qui c'era. Noi abbiamo consumato anche Borrino, ci parla più di Borrino. Tutti ce l'hanno con Borrino, perché poi durante la Repubblica Sociale gli hanno chiesto di fare un inno per la banda, che è qualcosa del genere, l'inno. E lui ha fatto. Oh, altro di cielo adesso, per carità, è una cosa, è un delitto. Quindi nessuno parla più di Corvino, invece abbiamo fatto quel concerto, quella notte è stato bello. Bello, molto bello. Sono andato due pianoforti, delle opere anche. La sonata drammatica, cioè, tu hai spiegato il significato di drammatica, ancora me lo ricordo, sai? No, è stato un bel viaggio. Ogni volta che mi chiama e compare il nome di allora c'è qualcosa già computer. Inizio a accendere il computer a cercare le cose. Michele voleva questa sera metterci pure il di liste. No, spieghiamola, diciamola bene. No, prima lui mi ha detto, ok, siccome c'era questo collegamento con l'Ista, avresti pensato qualcosa? No. Io però non avevo ancora affrontato Caetani, quindi ti ho proposto, facciamo la sonata Dante nella seconda parte. Cioè, poi quando la lettura di Dante, che è una cosa, un altro monumento. Però ho detto no, guarda, no, va bene, cioè, questa, va bene così. Perché dopo siamo a raffreddare? Siamo a posto così. Cioè, no, io volevo dire, casomai, se lì c'è qualche certo. Cosa, tu mi fai 10 note di liste per vedere che c'è. Sì, certo. Questo non intendevo fare, perché avevo visto lo spartito, 51 pagine di spartito. Poi tutte quelle note, nero era lo spartito. Dico, mamma mia, non è che se ne poteva vedere. Quindi, più che fare un concerto da teatro con tutti i tempi, le quattro sonate sul primo, le quattro sul secondo, facciamo una cosa sola, poi una chiacchierata, è più da biblioteca. Mi trovo che sia meno consuista, diciamo, cioè, uno almeno di concerti su una cosa. Su una cosa, sì, sì. Poi le dimensioni sono. Tu conosci Luis Cortese? Eppure è stato un grande musicista, è stato. Io ho lo spartito là del Re David, di là di Luis Cortese. No. No, non ho spaventato, però. Non vedi quanta roba c'è da. Però in futuro, adesso no, perché poi sai, io i fondi dal ministero non mi arrivano. Però mi piacerebbe, prima di andare in pensione definitiva, perché io l'ho già ascoltato dopo una lettura di Dante, veramente sì. È un Liszt nuovo. Sì, è un non è il sogno d'amore che è bellissimo,
E non è neanche la sonata in si minore. Devo dire che tra le due sonate di Istanbul, c'è cioè la sonata in si minore e questa non è Manetto Dante, forse la Manetto Dante è quella che più si avvicina a questa, secondo me. Perché è più una serie di quadri, ovviamente c'è riferimento alla Divina Commedia, oppure no, non è detto. Però io l'ho suonato molti anni in concerto, Manetto Dante. Sono di vista, l'ho studiato, ma non suonato in concerto. Ho trovato però più vicino alla. Poi quindi avevo proposto quel brano perché poteva essere. Però lo faremo, ci pensiamo. Come perché potrebbe la durata è circa, cioè l'intera sonata di Dante dura come un movimento di questa. Quindi potrebbe essere il quarto tempo della. Devi vedere se qualcuno se ne accorge. Se ne accorge. Cioè proporre no, un test al pubblico per vedere. Poi un'altra cosa che mi piace tanto. È la sonata minacciosa di Medvedev, sì. Questa pure forse in futuro. Medvedev, io non so come si legge. Un compositore russo che tra i diciamo attuali pianisti russi, pensi Volos, è onnipresente nei programmi tra Scriabin, Rachmaninov, Prokofiev, c'è sempre qualcosa. Ci sono dei, adesso non ricordo il titolo preciso, comunque sono una specie di quadri anche, una specie di immagini musicali che ha scritto, di una bellezza. Sì. No, veramente, quello pure mi piacerebbe. Poi, ultima, dopo vado in pensione, quindi non ti chiamo più. Arno Babagianian. Arno Babagianian è un armeno. Mi piacerebbe parlare in biblioteca anche vorrei comprare anche qualcosa sugli libri sugli armeni, che hanno avuto una storia di tremenda, veramente una persecuzione fino all'annientamento, si sono salvati quei pochi che sono riusciti a fuggire. Io ho conosciuto un armeno, il professor Keyayan, con cui abbiamo collaborato, lui dopo la famiglia si era rifugiata a Parigi, quindi ormai è francese, e sono delle persone amabili gli armeni, vorrei riparlarne, vorrei sentire questa musica di Arno Babagianian, che è diversa da questa, è più melodica, più però è molto bella. Ecco, dopo vado in pensione. C'è tempo, c'è tempo. È una figura abbastanza rara, perché anche per chi lo fa di professione, diciamo che si occupa di divulgazione, non ha questo approccio, come diciamo prima, un approccio completamente diverso, però non produce, in realtà sembra un sistema più produttivo, in realtà quello non produce niente, perché è un sistema che si auto-incensa, un sistema che si auto-alimenta e non produce nulla di nuovo. Ecco, andare alla ricerca di cose che sono rimaste dietro, quello secondo me si chiama veramente come riscriverle, come se fosse stato oggi, vive avesse l'avesse scritta oggi. Quindi è un fondamentale l'impulso di poche persone come Franco che ci credono. È la formazione che ho avuto, perché per fare ricerca si deve fare ricerca. Certo. E quindi bisogna assolutamente sfroculiare. Assolutamente, sono d'accordissimo. Adesso se volete c'è un piccolo rinfreschino qua. Antonio? Scusi, Giuseppe? Sì, sì, è vero, molto cantabile quello che era. Il primo tempo è di una cantabilità, forse ancora pensa un po'. Sì, improvvisamente, a questi attimi di Grazie. 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 Graz